premio Nobel per la letteratura, alla soffitta Spazio delle Arti di Sesto Fiorentino, un'occasione per far conoscere al vasto pubblico Herman Hesse, lo scrittore famoso per le sue opere come Demian, Narciso e Boccadoro e Siddhartha. Le opere di Herman Hesse, ad acquerello e a tempera, dove il tema principale è il paesaggio del Ticino, sono testimonianza di una profonda crisi personale ed artistica dell'autore. Da questa mostra possiamo affermare la natura poliedrica dell'artista e la funzione della pittura come terapia dell'anima. In mezzo ad una vita dura e problematica, l'innocenza della natura, l'incanto di certi colori, a lungo osservati e meditati, erano per l'artista mezzi per raggiungere fede e libertà. Che io non potrò più diventare un pittore lo so, ma l'intenso oblio di sé nella dedizione al mondo dei fenomeni è un'avventura. È la prima volta dal 1914 che io ho dimenticato completamente per giornate intere me stesso e il mondo e la guerra e tutto. Come responsabile del gruppo La Soffitta Spazio delle Arti mi è sembrato doveroso portare sul territorio di Sesto Fiorentino un'iniziativa di tale livello. E chi è che non ha letto Herman Hesse? Qualsiasi giovane e per tutte le generazioni e credo anche per le generazioni future. Dovrà essere un messaggio importante, quindi mi aspetto parecchi giovani che vengano a visitare questa mostra. Herman Hesse fu sempre legato a pittori amici, compagni di viaggio, che gli davano spunto per il suo lavoro creativo. L'intimo sforzo che facevo guardandolo mi gelò tutto fino al cuore. Rivolgevo domande a quella figura. L'accusavo. L'accarezzavo. L'adoravo. La chiamavo mamma. Amante. Squadrina. La chiamavo Abraxas. E intanto mi venivano in mente parole di Pistorius o di Demian. Herman Hesse, il pittore, nasce non per una ricerca estetica di per sé, ma come pittura come terapia. Cioè, Herman Hesse era paziente di un allievo di Jung, soffriva di crisi depressive e gli viene consigliata la pittura come antidoto, perlomeno come cura per queste sue crisi e questo suo cadere in depressione. La pittura che lui inizia senza saperne nulla e pensando addirittura di non saper far nulla e alla quale poi si appassiona sempre di più fino ad arrivare a dire che in una pittura, in un suo acquerello o in una serie di suoi acquerelli ci sta il racconto così come questo racconto avveniva nei suoi libri, nei suoi racconti, nelle sue poesie e così via. Da autodidatta Hesse sperimentò prima diverse tecniche di pittura, poi optò per l'acquerello. In tutta la sua vita dipinse circa 3.000 acquerelli, dei quali una delle più grandi collezioni è oggi conservata in Germania. Acquerelli che ci raccontano l'amore di Herman Hesse per la natura e la vita rurale contadina, case l'una vicino all'altra che sembrano capannelli di persone in conversazione. Credo sia davvero interessante vedere perché uno scrittore come Herman Hesse, che ha avuto una davvero variegata attività produttiva, sia poi arrivato all'arte come sbocco naturale di una spiccata sensibilità artistica. Herman Hesse è stato definito l'autore della crisi perché la sua è una costante autoanalisi, direi quasi straziante. E l'arte credo si possa definire un cammino di ricerca. Lentamente fioriva,
nettamente maturava in Siddhartha il riconoscimento, la consapevolezza di ciò che realmente sia saggezza, qual fosse la meta del suo lungo cercare. Non era nient'altro che una disposizione dell'anima, una capacità, un'arte segreta di pensare, in qualunque istante, nel bel mezzo della vita, il pensiero dell'unità, sentire l'unità e, per così dire, respirarla. Hermann Hesse voleva che i suoi quadri fossero un presagio di speranza e di gioia di vivere anche d'estate, quasi avessero immagazzinato il sole per poi trasmettere luce e calore in città e agglomerati urbani troppo spesso discutibili. Possiamo vedere nelle immagini delle opere di Hermann Hesse l'aspirazione ad un equilibrio pacifico che si possa opporre alla nostra epoca industrializzata e ben attrezzata per l'autodistruzione, quasi un ammonire e contemporaneamente un proporre una migliore qualità del vivere. Acquerelli sereni, una tavolozza di colori puri e limpidi. La mostra è arricchita da documenti e oggetti che Eva Hesse, nipote dello scrittore, ha messo a disposizione per questa iniziativa. Si sapeva che lui ha anche fatto la pittura, ma non come un pittore. Lui non si è mai chiamato essere un pittore e non voleva mai. L'ho fatto per liberarsi della camera, del studio, del lavoro un po' più intenso in casa. La gioventù se n'è fuggita, non si è più sani. In primo piano si fa largo, la riflessione.